Ormai i tempi tra Estra e il suono della fatidica campanella di Piazza Affari sembrano abbreviarsi. Estra Spa, infatti, presieduta dall'instancabile presidente Francesco Macri, ha chiesto a Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo dell'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario. In sostanza, l'autorizzazione ad entrare in Piazza Affari. L'operazione prevede un'offerta al pubblico indistinto in Italia e un collocamento istituzionale riservato agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri. La nota di Estra specifica poi un aspetto di trasparenza non trascurabile. La richiesta a Consob, infatti, non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli, inoltre, non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a cittadini americani in pieno rispetto del Securities Act come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti. Per Estra, l'ok di Consob alla richiesta di entrare in borsa è uno step importante per il gruppo, che negli anni è considerato tra gli operatori leader nel centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica. Di strada ne ha fatta dal 2010, quando nacque dall'aggregazione di tre multi-utility toscane a capitale pubblico, Consiag, Intesa e Coingas. A fine 2017 è entrata a far parte della compagine sociale anche Multiservizi, multi-utility di Ancona, capitale pubblico. Sono pertanto soci indiretti di Estra 141 comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Estra opera anche attraverso società controllate in joint venture e collegate nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di GPL, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. E la sfida della borsa va a braccetto con quella che Estra sta portando avanti sotto la guida di Francesco Macri. Una visione dove il gruppo è radicato sul territorio, vicino alla gente, e porta avanti anche un progetto di green energy nella tutela dell'ambiente e del pianeta.